Lo svedese abbozza, non ha Hetli e non può replicare adeguatamente. Attila però è alle porte. Il cannoniere del Milan promette di essere in campo il 16 dicembre contro l'Atalanta. Intanto Wilkins perde il duello tutto britannico con Souness e la Sampdoria, conquistando il suo primo successo esterno, agguanta il Torino in classifica. La partita è dura, tatticamente difficile, sembrano esserci pochi sbocchi per i bene intenzionati al tiro. Dopo un discreto inizio, i blucerchiati accusano la pressione rossonera, che però non approda a nulla. Battistini e Incocciati sbagliano occasioni d'oro. I doriani contano sul podismo di Scanziani e Pari, sui suggerimenti di Souness, sulle incursioni di Pellegrini e sulla vivacità di Salzano. I rossoneri oppongono il dinamismo di Evani e di Cardi e la regia di Wilkins. Incocciati si batte come un leone, ma gol non ne arrivano. Nell'intervallo Italo Allodi e l'avvocato Arrigo Gattai, presidente della Federsci ed ex consigliere dell'Inter, inquadrano così la partita. Io ho rivisto un giocatore che era importante nell'Inter, in Wilkins. E lei? Anch'io, veramente sorprendente. Riesce a registrare il gioco della Milan con una semplicità enorme, veramente. È lui che impone gli schemi e devo dire che questi schemi del Milan sono già la dimostrazione che il gioco di Lidl è stato perfettamente assimilato. Chi le ricorda Wilkins? Suarez. Anche a me. Ultima domanda importante: la Sampdoria, questa forza emergente giovanissima, come la vede, avvocato? Una grande difesa, indubbiamente la presenza in campo di Renica e di Wirtschwood praticamente rende la Sampdoria dominatrice della propria area di rigore. Però comunque è una squadra ben registrata in tutti i reparti, con un ottimo centrocampo e una ottima difesa. L'attacco non è che mi abbia entusiasmato, almeno fino a questo momento. Si ricomincia, Bordone è chiamato a fare un miracolo e lo show di Incocciati non è molto fortunato in realtà. Non sarà Hetli il giovanotto, ma è sempre rapido nelle conclusioni. Al quarto d'ora ha qualcosa da recriminare per un intervento di Bjerkovod in aria. L'arbitro ha detto che Bjerkovod era in anticipo di me, ma sono stato affondato dal di dietro io da Bjerkovod, quindi secondo me era rigore nettissimo. Da un rigore all'altro, Baresi a terra Salzano e Battistini riassume così gli umori dello spogliatoio rossonero. I miei compagni hanno detto che insomma, il rigore era abbastanza netto. Souness non vuole più tirare dal dischetto, così Francis segna ed il Milan rischia nel finale di subire il 2-0 in contropiede. Adesso sentirete Bersellini e Lidolm che danno giudizi diametralmente opposti sulla partita. Il calcio è bello anche per questo. La chiave della nostra vittoria è stata in questo. Primo tempo, secondo me, alcuni giocatori avevano sentito nell'aria un po' questo grosso problema di giocare a San Siro. Nel secondo tempo c'è una Sampdoria molto, molto vispa, molto pimpante, che ha creduto maggiormente nel risultato utile col gioco. Ma non ho capito, perché a me mi sembra che ha giocato molto bene primo tempo e invece si è ritirata secondo tempo. È un po' perché avevano speso molto e avevano la paura della nostra squadra. Bersellini, lei prima della partita col Verona aveva detto che la Sampdoria punta allo scudetto. No. Io avevo detto questo, un suo collega mi ha fatto delle domande specifiche, mi diceva questo non lo vuol vincere, quello non lo vince, l'altro non vuole, questo non gli interessa, gli ho detto guardi, siccome sta parlando con me, lo diano a me, ho detto lo diano, se però ce lo lasciano prendere, ma comunque è una squadra giovane, a parte gli scherzi, è una squadra giovane la mia, che è piuttosto interessante, espressione di gioco mi sembra anche abbastanza moderno, e io dico sempre che non so dove possono arrivare, questi sono capaci anche di vincere lo scudetto.